E rieccoci qui con gli unboxing. Oggi sono con gli occhiali da sole perché voglio festeggiare un po' maggio che finalmente porta un po' di sole e finalmente possiamo ritornare anche con i mega unboxing perché mi rimetto gli altri occhiali. La situazione sta migliorando e anche Amazon i prodotti ritornano nuovamente disponibili con una consegna più o meno buona, anche se ultimamente ci sono stati alcuni ordini che mi hanno fissato la consegna tipo tra un mese. Io ho detto what? E effettivamente c'è stato un errore perché cancellando l'ordine e rifacendolo invece mi dava normalmente la consegna per il giorno successivo. Quindi se anche a voi dovesse essere successo una cosa del genere, verificate. Fate finta di aggiungere il prodotto nel carrello e vedete se la data di consegna prevista cambia rispetto all'ordine che già avete effettuato. Ho un pacco qui gigante di Amazon, avete visto, è un aspirapolvere. Poi ho questi due piccolissimi pacchi e due pacchi dalla Cina. E io volevo aprire, a proposito di Cina, questo pacchettino qui perché è tutto morbido e volevo capire che cosa ci fosse al suo interno. E vediamo il mittente. Il mittente è Caffago. Ah, grande Caffago! L'aspettavo un mese fa. Mi aveva detto a febbraio: guarda, ti voglio spedire alcuni pacchi. Ho detto ok. A dir la verità, mi avevano detto due prodotti tecnologici, ma questi non sono prodotti tecnologici, sono delle mascherine. Sì, sono le K95, le KN95, le FPP2, quelle a tre strati o quattro, non mi ricordo. Queste le adoro perché rispetto a quelle chirurgiche non mi si appannano gli occhiali. Vi spiego perché. Prima mascherina che ho sempre utilizzato è questa qui, quella chirurgica, che ok, serve per proteggere gli altri nel caso tu sei infetto, però avevo il problema che mentre camminavo mi appannava gli occhiali. Poi ho utilizzato queste qui, le FPP1. Queste qui non hanno nessun tipo di protezione, o meglio, forse proteggono te e non gli altri, non mi ricordo. Comunque questa andava bene perché non mi appannava gli occhiali, però è un po' pesantuccia. Quelle che mi sono sempre piaciute sono le KN95, che in farmacia me l'hanno fatto pagare 5 € una. Si mettono in questo modo. Anche queste, se non le metti bene, ti appannano gli occhiali. Però io ho applicato una strategia tattica, ovvero qui vabbè, chiudo bene. E poi metto gli occhiali così, che chiude bene la parte superiore, così non esce aria sopra e non mi appannano gli occhiali. Dovrebbero proteggere te e gli altri, non lo so, comunque non sono un medico. Convenienti, nel senso che dovrebbero proteggere un po' tutti. Non dovrebbero costare un'infinità. Se Caffago dovesse venderle, magari vi lascerò il loro link. Di solito dalla Cina si risparmia molto perché qui, boh, tutti ne approfittano. Vabbè, questo pacco allora lo apriamo dopo, ma penso sia sempre di Caffago. Apriamo il pacco di Amazon, vediamo questo qui che cos'è, forse è un ordine di mio fratello. Vediamo subito e si tratta di è una cover per il suo Mi 9T Pro. Queste cover sono molto interessanti perché sono in silicone e sono piuttosto robuste. Danno a volte un po' di peso al vostro telefono, ma sono strafighe, guardate. Poi qui c'è il foro per la telecamera che esce a pop-up e qui c'è tutto l'effetto super wow. Apriamo il secondo pacco di Amazon, questo dovrebbe essere un mio ordine che appunto mi dava come consegna tra un mese, tipo a giugno. Poi ho scoperto rifacendo l'ordine, mi arrivava il giorno successivo, l'ho annullato, l'ho rifatto, effettivamente mi è arrivato il giorno successivo e si tratta di una tracolla. Essendo che torna l'estate, non posso più utilizzare il super giubbino di Xiaomi, quello che si autoriscalda, che aveva 10.000 tasche, mi aveva permesso di non utilizzare più le tracolle. Ora torna l'estate, maniche corte, non c'è più spazio per mettere le robe e quindi le tracolle sono il futuro per me. Però sapete, io ho un coniglio, me lo sono dimenticato sul letto, lui è salito sopra, si è mangiata mezza tracolla e ora non è molto bella da vedere. Almeno ho preso questa qui che era in sconto, 18 € e ho approfittato. Queste sono molto comode perché hanno 10.000 tasche, sono super leggere. Qui è anche estiva, quindi ci sta. Nel caso vi lascerò il link qui sotto in descrizione, se è ancora in offerta è un ottimo affare. Vediamo adesso il pacco made in China. Riguardo i pacchi cinesi, appunto avevo diversi ordini fatti a febbraio, marzo 0. Non me ne sono arrivati assolutamente, forse qualcuno. Ora per fortuna hanno iniziato nuovamente a spedire, quindi adesso se volete acquistare dalla Cina, i tempi forse sono leggermente più lunghi, ma non troppo. E come potete vedere, i pacchi mi stanno arrivando. Che cosa c'è di interessante? Che cos'è sta roba? Kulib Kuku
Cool baby, che è sta roba? Una console? What? Un robot aspirapolvere, ma questo sarà sicuramente un robot aspirapolvere super, super cheap. Raga, assurdo, ho visto adesso sul sito di Kafka costa 30-40 euro sta roba, quindi ho paura di vedere che cosa c'è qui dentro. Però potrebbe essere una cosa interessante per chi non vuole spendere tanto. Vediamo fino a che livelli arriva di cheap. Allora, che cosa abbiamo qui dentro? Abbiamo il robot aspirapolvere. Ok, sì, sì. Direi che è super, super, super cheap. Quasi, quasi direi un giocattolo. Ma dov'è l'aspirazione qui? Com'è che funziona? Ah, ok, qui c'è un tappino con le rotelle. Vediamo, perché voglio capire. C'è un cavo micro USB, quindi forse si ricarica anche. Non devi mettere le batterie strane. Qui dentro c'è un serbatoio, che è molto piccolo. Allora, è una roba molto molto cheap. Io avevo già provato un robot da 10 euro. Vediamo se con 30 euro la situazione cambia. Ah, ma già funziona! l'ho acceso, ho visto che funziona. Ovviamente questo qui non ha... Ma com'è che funziona? Cioè, non ha neanche il sensore che sbatte? Praticamente questo gira in continuazione a caso. Allora, io lo proverò, poi nel caso vi farò sapere che cosa succede. Ci sono ovviamente le spazzole, eccole qua. E pensare che il robot che ho adesso, solo le spazzole mi costano 30 euro. Sono proprio curioso di scoprire che cosa farà questo robot. Finché non provo non credo, no? Ah, e voglio capire che è sta roba qui. Questa qui è una console? Cos'è? È una Nintendo Switch tarocca questa, cos'è? Allora, questa è la console, ma... Non capisco cosa serve. È un simulatore? Cos'è? Beh, i materiali dietro sapete che non sono male. Vediamo dentro che cosa c'è. Ah, ma c'è un controller anche. Ma che cazzo? Ma raga, ma che è sta roba? Una console mai vista prima. C'è un controller che si collega, penso, a sta roba qui. C'è un cavo, penso, HDMI per collegarlo a un'eventuale televisione. Sì. Si accende già, chi lo sa? Come si accende? Ah, oh, si accende. Ho visto che si è acceso il LED. Si è acceso lo schermo? Ma sapete che c'è anche l'italiano? Come si torna indietro? Ma raga, mi sembrano quei giochi, avete presente quei giochi che mettevi dentro la Nintendo, un po' tarocchi, e ne avevi un'infinità? Ecco, un botto di giochi. Ma non capisco se c'è una micro SD, boh, mi sa di sì, sai? Sì, sì, c'è una micro SD. Boh, proviamo a vedere che cosa fa. Ho avviato un gioco, forse. Ah, ma raga, ma sono quei giochi super fighissimi. C'è addirittura il multiplayer, ma di che cosa stiamo parlando? Vai? No, io voglio giocare a sta roba. Gioco del 1933, Hero Fighters. Cioè, questo magari è un emulatore dei giochi di tanti anni fa. Devo giocare con i caccia e sparare a tutti? Facciamo gli americani, dai, gli americani vincono sempre. Forse questo qui è un emulatore, devo un po' esplorarlo e vi farò sapere. C'è anche il joystick, forse si può giocare in multiplayer. È interessante, lo scopriremo man mano. C'è rimasto qui poi. Ah, l'aspirapolvere, penso, basta, perché io a volte mi perdo i pacchi. Vabbè, poi c'è quel tablet, ma l'avete già visto nel video confronto tra... computer portatili e fissi. Pensate che il corriere, quando mi ha consegnato questo pacco, mi ha detto: oh, ma tutto bene? Per colpa tua non sto più lavorando. Perché non sto facendo più tantissimi ordini per via, sapete, della situazione. E io gli ho detto: non ti preoccupare che torno alla riscossa. No, niente, il coltellino l'ho ritrovato, eccolo qui. Ok, ci sono, ecco qui l'aspirapolvere di Proscenic. Io avevo il modello P9 che ho tuttora, aspetta, ce l'ho qui, guarda. Eccolo qui, questo è il modello P9 che mi ha accompagnato per un anno intero, anche di più, e funziona ancora piuttosto bene. Questo qui è il P10 se non vado errato. E che cosa abbiamo? Questa è la confezione, mo spacco tutto, bella che si presenta benissimo. Abbiamo le istruzioni con l'aggeggio qui per pulire dalla polvere dai capelli, ma vabbè, chi ce frega. Vediamo l'aspirapolvere, che dovrebbe avere del valore aggiunto questo aspirapolvere. Ho spaccato tutto. Olè, eccola qui, ammazza, oh! Cioè, ma ne vogliamo parlare? Guardate, da così a così. Ma di che cosa stiamo parlando? Qua non ci sono più LED, è diventato touch il display. No, vediamo, si accende. Oh, ma sì che si accende! Ma è tutto... Ma sì, è touch! Ah, mamma mia, ma questo è strapotente.
Ma raga, ma quanto è figo questo aspirapolvere? Cerca di competere con i grandi marchi. Penso che così si smonta, sì, perfetto. Così si smonta, ha un filtro e possiamo scaricare facilmente tutta la polvere. Forse è un sistema migliore rispetto al modello precedente. E vediamo un po' gli accessori. Guardate, questo è il display. Abbinati ai robot aspirapolvere che puliscono da soli ogni giorno. Allora, qui abbiamo il tubo aspirapolvere. Qui abbiamo il tubo classico metallico che c'era anche nel modello precedente. In pratica tu lo prendi, anche lui in colore blu, lo prendi e lo utilizzi per agganciare dopo eventuali accessori. E abbiamo il sistema qui di fissaggio per attaccare tutto al muro. Spazzola classica per andare lì su i vari tessuti, tipo anche tende, mi pare. Qui dentro invece abbiamo la spazzola principale con i relativi LED. Eccola qui. Questa c'era anche nel modello successivo, ma questa c'era anche nel modello precedente, ma questa qui è proprio un'altra roba, decisamente l'hanno modificato tutto, vedo. Teoricamente, se io vado a fare così, vado ad accendere. Guardate che figo! Ci sono pure i LED per vedere la polvere quando è più buio, e qui sotto gira la spazzola. A posto. E infine c'è il piru piru. Questo qui serve soprattutto per chi ha l'auto. Questo va nei punti proprio dove magari la polvere è più difficile da raccogliere, ed è anche lui un salvavita. Non sarò più abituato a fare unboxing riassuntivi. Non so quanti minuti è durato questo unboxing. Spero che vi sia piaciuto. Trovate tutti i link dei prodotti che vi ho mostrato qui sotto in descrizione. Mi raccomando, seguitemi, perché presto vi porterò le recensioni di tutti questi prodotti strani e non. Seguitemi su Facebook, Instagram, Telegram, e noi ci vediamo alla prossima. C'è anche Sconti Go Go. Ciao.